Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Book of Demons. Siamo al 91,5%, quindi ci manca l'8,5%. Quanto riusciamo a fare con questo? Un very small? Un terzo di quello che ci manca. Con uno small? 5%. Vada. Vada con il 3%, dai. E poi un altro paio dovremmo essere a posto. No, perché ho bevuto adesso? Fortuna che avevo quello giusto, tra l'altro. No, qua la mia armatura praticamente mi rigenera in automatico tutto. No, adesso con questo miglioramento è... è davvero meglio. Poi con i due slot di carte è cambiata parecchio la vita. Adesso sto registrando questo episodio di seguito all'altro, quindi spero di riuscire a mantenere il mio dito vivo abbastanza tempo. Abbastanza lungo. Beh, beviamo un attimo intanto che qua non si sa mai. Ma com'è spawnato un arciere qua? Ah no, c'è qualcuno sotto che fa spawnare della gente, mi sa, eh. Poco. Non riesco ad espellarlo. Abbiamo preso l'accimento, probabilmente abbiamo distrutto 1000.000 scudi. Mille milioni di scudi? Oh, là c'è brutta roba, sembra. Aia. Ho il frost, sì, per fortuna. C'è uno che si sposta con tanto di attributi. Questi non saranno facili da tirare giù, perché ci sono tanti di quei miss che... C'è parecchia gente qua. Level up. Ah, no, è proprio il ragno che genera, quella specie di ragno di fuoco che genera gli arcieri. È un gran bel casino. Allora, facciamo salire su il mana, perché di vita al momento non ne ho particolare bisogno. Più che altro ho bisogno del mana perché... Oh no, non tutti e due insieme. Via gli arcieri. No, lasciatemi una strada libera qua per andare giù sotto. Ok, una sun rune che non è niente male, ma non è neanche la cosa che più desideravo in questo momento. Perché mi sono avvicinato? Perché mi sono avvicinato?
Si muovono anche molto spediti. No, beh, non era così formidabile come lo dice, però. Ah, immune perché c'è tutta sta roba, sto circo oppresso qua. Che mi dia una mano qua. Chi è che è rimasto vivo qua? Ok, questo ho preso. Bien. Ora ho fatto questo pezzo. Sì, mi ha dato. Ah, un mana in più. Ok. Te pareva non si possono fare due passi tranquilli. C'è qualcuno che sta facendo un channeling di qualcosa. Allora, tanto bevo nel dubbio. Un altro boss. Porca miseria. Questo tempo vuol dire che mi starà generando della roba addosso, ma non riesco neanche a farci caso perché. Mi sono troppo impegnato con quello che già c'è. Ok, cuore di fuoco, ma tanto noi abbiamo la lo scettro di ghiaccio qua, per cui. Oh, un mana in più, ottimo. Comunque, a parte la stanchezza fisica, mi sembrano molto più facili questi ultimi livelli, eh. Poi magari sono le ultime parole famose, ci muoio malissimo, ma ormai gli strumenti che abbiamo ottenuto sono decisamente buoni, devo dire. Poi c'è più tattica, c'è più preparazione tecnica, diciamo, anche a livello e tutto, quindi. Ma e questo da dove arriva? Tu dove eri un attimo fa? No, aspettate, devo tirare giù prima i tizi di fuoco qua perché così almeno non swappo armi. Mi hanno bloccato qua, per fortuna c'ho il. C'ho da bere. Allora, vai giù anche con lui. Sai che è rimasto? È rimasto lui. Ma mi segna tre cose qua, cosa sono rimaste qua? Horror Gargoyle, abbiamo lasciato un gargoyle lassù. Qualcuno si è teletrasportato probabilmente. No, sì, me lo ricordo, era volato via prima, ma non ci avevamo più fatto caso perché era giù sotto. Ok. È andato, secondo livello. Ce la facciamo? Ce la facciamo, dai. No, Horror Gargoyle. Oh no, chi è questo? Warpclaw. Comunque di sicuro gioco con più boss che io abbia mai trovato.
Sto usando l'arma giusta almeno. Non ho una pozza nelle vicinanze, devo andare in là in fretta, mi sa anche. Perché lampeggia tutto così male? Allora, cerchiamo di tirare giù un po' di questo schifo che c'è qua intorno. Non capisco perché tutto sto buio scuro. Dai, 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 dai. Per favore, deve durarmi il dito. Se non altro questo livello è molto piccolo, però dobbiamo riuscire a uscirne vivi. Managgia. No, non passa più il tempo. Dai, cambia forma per piacere. Qua. Esorcista leggendario, mi dice. Non si capisce niente qua, sta lampeggiando tutto. Si vede che siamo verso la fine, perché qua. Dai, no, non un'altra fase a tempo, per piacere. Tutti i demoni capra che ormai cascano. No, ok, questa posso dispellarla. Dai. Qui la si sposta, ok. Dove è andato? È lui? Sì. È abbastanza, più che altro perché non aveva intenzione proprio di morirci. Ah, però quella zona là che è buia o è questo che mi lancia i suoi tizi addosso e fa buio così? Boh, mi sembra già. Cioè, è pieno di fiamme, ma è buio come non so cosa. Allora, abbiamo visto l'uscita, ma ci dice che ci manca ancora una libreria che deve essere quella qua accanto, ma tanto ci sono ancora degli arcieri là in fondo, infatti. Ah, questo è immune perché c'è quello addosso. Ah, intanto dammi quella. Oh, se si spostava un po' più lontano non lo raggiungevo con gli attacchi. Allora, questi. Ok. Uff, è andata anche questa. Magari riusciamo a sbloccare l'avatar questo giro. 819. Yes! Witch Hunter. È una citazione a qualcuno che conosco. I hope nobody here has a pitchfork. E anche questa è una citazione. È una citazione. Sì, mettiamolo come avatar, poi vediamo cosa sblocchiamo dopo The Wanderer.
Vediamo un attimo cosa c'è dopo. Wonder. No, lui vuole quello là. No, io voglio sbloccare. Voglio arrivare fin su. Cioè, fin su in cima, no, non ci arriveremo. Probabilmente negli ultimi episodi riusciremo a sbloccare giusto il Minesweeper e basta. Ok. Facciamo un salto qua in città. Non abbiamo niente in realtà da fare. Questi sono degli upgrade, ma nulla da acquistare. Magical Cauldron, volendo. C'è un fracco di roba. Ma vorrei tenerlo ancora. E qua quanto siamo arrivati? Profondità 1082. Al 94,1%. 6% ci siamo. Quindi allora, se dovessimo farne un altro. 2%. Sarebbero 3 episodi da 20 minuti forse. Con questo sarebbe tutto. Con questo si arriva all'arcidemone, con la sua paperetta. E vediamo se si vede già da qua. Eh sì, ci siamo praticamente. Ne abbiamo fatta di strada, eh? Tu, tu, tu. Quello è l'antipapa. Il cuoco. L'inizio. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Book of Demons, che forse sarà il penultimo, terzo ultimo. Ci siamo quasi.